Ciao amici e bentornati. È proprio vero che le situazioni più strane capitano quando meno te l'aspetti, soprattutto se a viverle sono persone completamente scettiche. Nei filmati di oggi ti mostrerò alcune situazioni che dimostrano che fare strani incontri a volte non è così poi tanto raro. Prima di cominciare però, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Un uomo sente degli strani rumori provenienti da un magazzino. Incuriosito e un po' spaventato, decide di recarsi sul posto. Una volta entrato, scopre che tutti quei lamenti e quei rumori vengono emessi da una strana creatura. L'uomo riesce a fissarla solo per pochi secondi, per poi darsi alla fuga. Un ragazzo riprende con la sua telecamera la sua ragazza, affacciatasi sul davanzale di una finestra di una casa che sembrerebbe all'apparenza abbandonata, finché a un certo punto la telecamera riprende qualcosa di bizzarro. Mentre il ragazzo è intento a riprendere la sua ragazza, viene ripreso anche qualcos'altro. Proprio alle spalle della giovane donna, una strana creatura passa inosservata. Il ragazzo se ne accorge e avvisa la sua ragazza, che si gira per guardare, ma non trova nulla di strano. Il più delle volte, quando ci si parla di foreste, si pensa a gnomi, fate e folletti. Queste creature appartengono alla fantasia, non sono reali. Eppure quest'uomo, mentre parlava alla telecamera, riprende qualcosa che non si sarebbe mai aspettato di riprendere. Dalle immagini, la strana creatura sembrerebbe essere molto simile a Gollum, il personaggio del film del Signore degli Anelli. Dei ragazzi durante un campeggio fanno un incontro che gli segnerà per tutta la vita. Uno dei ragazzi riprende con la telecamera una strana struttura in legno. Mentre provano a sbirciarci dentro, una strana creatura con quattro braccia li va incontro. I ragazzi hanno pochi secondi per riprendere quella strana creatura, per poi darsi alla fuga. Prima di lasciarvi, ragazzi, voglio darvi qualche consiglio. Dovunque andiate, ricordatevi di portarvi dietro sempre una torcia e un kit di sopravvivenza, perché non si sa mai chi potreste incontrare. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!